quando hai la mente elastica, quando hai la mente elastica, strano, puoi stare sulla punta dei piedi e danzare sotto la pioggia, nella tempesta, nella coda. Scusa Aldo, ma devo chiedere a Nicola, che è, diciamo, l'anima toscana del gruppo, se può aiutarmi a capire quello che intende Francesco da Siena, che ci ha appena mandato un messaggio. Sì. Ciao ragazzi, è l'ultima mezz'ora quella che state per vivere, ok? Sì. Vi prego di scomporre un po' a merda. Che cosa può significare? Beh, per usare un altro toscanismo, di fare un troiaio. Che mandare tutto in vacca? Esattamente. Da quelle parti. Ci pensa Aldo, buongiorno. Ci penso io, buongiorno. Che come? Cazzo stai combinando con quella borsa? Te la butto dalla finestra. Non la posso... Sì, subito. Boom. Oh, bene, bene. Dio. No, stavo dicendo, buongiorno. Come... Buongiorno, buongiorno a tutti. Buongiorno, ascoltatori. Buongiorno, l'ultima buongiorno, mezz'ora. Buongiorno. L'ultima mezz'ora che vi cambierà la vita. Sì. Perché voi volevate cambiare il mondo. Ma adesso il mondo non voleva essere cambiato da voi. Dovete cambiare voi stessi, c'è poco da fare. No, volevo dirti, nell'ultima data nei tour, forse l'ho già raccontata, no? Si facevano gli scherzi. Sì. Tour Emerson, Lake & Palmer e PFM, okay. Supporter. La fine del concerto degli Emerson, Lake & Palmer, il batterista aveva dietro la batteria un gong, ok? Ok. Questo gong era appeso con dei cordini di cuoio. Non mi dire che gli erano sabotato. No, glieli hanno messi di modo che appena è finito il concerto cadeva. Lui ha preso il suo, la sua bacchettona, sì. Martello, suo, quasi. Il martello, sì. Personale, il gong. Sì. Il gong è partito, si è staccato perché era appeso con un filo di cotone e quindi era fatto apposta per cadere. Emerson, che doveva suonare il pianoforte, la tastiera, aveva il pianoforte completamente pieno di schiuma. Quindi nel momento in cui lui ha suonato avranno spezzato quelli che avevano pagato il biglietto per vedere il concerto. Mamma mia, ragazzi. No, tutti contenti, tutti contenti. Guarda, negli anni... Cosa mi avete fatto? Negli anni 80, niente. Quando la radio era fatta in una maniera un po' più informale, chi era in onda e faceva il programma generalmente leggeva anche il notiziario, ok? C'era un foglio di carta che gli veniva fornito e lui doveva leggere il notiziario. Al di là degli strafalcioni causati dall'ignoranza, uno dei giochi preferiti da noi era, mentre uno stava leggendo, dar fuoco al foglio. Che meraviglia. E poi bruciava, bruciava e improvvisavi. Si chiamavano Radio Libere per inventando questo, eravamo liberi in di tempo stupidi. A riceverlo Andrea Sessa. Sì. Ma tu non l'ha presa benissimo. No, ma tu stavi bene con te stesso quando facevi queste cose? Mamma mia, qua. Certo che sì. E quindi la tua autostima era a livelli pazzeschi. Ah. Senza però cadere nel narcisismo, perché a quei tempi non eri ancora un interatore. Sì, è impossibile, no, impossibile per lì, no, non sei impossibile, dai. No, quei tempi lì io sono convinto che anche lui aveva i suoi riti di iniziazione. Sì. Io ho letto il libro, lo spiega bene, insomma, okay. Aveva, non so, nei confronti di Jerry Scotti comunque, certo, avevi tuttora, sempre, tuttora, no? Cioè un po' una figura di riferimento. Lo vedo come mio fratello maggiore, esatto, anche dal punto di vista maggiore, professionale. Quindi, e quindi quando vedi il tuo fratello maggiore non puoi arrivare lì e dire adesso spacco tutto, no, devi stare basso, quindi lì l'autostima funziona perché comunque non è ancora narcisismo, capito? Quando tu poni nel tuo futuro un obiettivo pazzesco, cioè Milano Riccione, ok? Milano Riccione con 38 gradi. Con 38 gradi? No, attenzione, Milano Riccione in un giorno solo. Ecco, quello. Due giorni. Sì, no, ma dico, sarebbe stato, sarebbe stato un obiettivo da Race Across America. Sì, cioè, quella è la tappa, anzi, ce ne devi aggiungere ancora. 400 chilometri in un giorno solo? Ne ho fatti 450 in 11 giorni. Ah, in 11 giorni? Sì, in 11 giorni. E comunque ti garantisco che è veramente dura. Però è un obiettivo a portata di mano. Ecco, nella vita bisogna cercare quel senso di appagamento e porsi degli obiettivi che non sono irraggiungibili. Questo vuol dire mantenere la propria autostima, cioè
sono andato a fare il Nivolé, ok? Io non ci credo, voglio documenti filmati. Hai ragione non crederci, però lo fa. L'avrei fatto in macchina, col de Nivolé, ok? Sì, però l'hai fatto. Puoi spiegare a Nicola quanti chilometri sono? Allora, attenzione, il giro completo sono 80 chilometri andare e ritornare. A piedi, okay? In bici. In bici. State calmi. Però, se tu vuoi fare solo la vera salita dura, fai gli ultimi 20 e passa chilometri. Che comunque è quello... la salita di, sì, 20 chilometri. Comunque una salita di 20 chilometri. Se non sbaglio, Cassani nel suo libro dice: portatevi due borracce, mettete dei rapporti. Tu. Niente. Una borraccia. Ma sei arrivato in cima? E sono arrivato in cima. E comunque ho usato dei rapporti che sicuramente non erano proprio adatti. E con cosa sei arrivato in cima? Sono arrivato con in la cima. Forza di volontà. Con questa forza che c'è dentro di te, ti sei misurato con qualcosa di molto elevato e tu fai elevare lo spirito. Cioè, anche se questa è la versione nuova, si capisce che è una canzone degli anni 60, scritta da Bob Dylan, cantata da molti altri, fra cui questi che si è portato dietro oggi, Aldo. Continui a tirare fuori cose da quella borsa, cosa stai facendo? Sì. No, qui c'è una cosa importante. Oggi lo zingaro che è in lui è l'ultimo giorno. Gitano. Sì, qui c'è una cosa importante. Attenzione, agendina nuova. Sì, no, questa, sì, questa è la mia agenda personalizzata. Sì. Cioè, in pratica scrivo io le date, i giorni e tutto. È molto bella. No, volevo parlare di come la tua vita può diventare smart. Oggi si usa tanto il termine smart, che prima era solo l'automobile, sì, adesso è tutto era, prima ancora no, era una caramella, no, prima ancora, prima, al plurale, no, prima, esatto, ancora, you are smart, gli inglesi dicono tu sei elegante, voleva dire elegante, vestirsi in maniera elegante, smart voleva dire elegante, anche furbo, adesso, no? Adesso vuol dire intelligente, no? Intelligente. Però se tu ci rifletti, la vera intelligenza ce l'ha l'algoritmo, perché non è che tu calcoli quello che lui va a prendere. Ecco, quindi tutti vogliono essere smart, però si può vivere benissimo anche senza essere smart, diventare dei geni come Giulio Cesare. Cioè, Giulio Cesare è descritto da Nietzsche come un genio e lui faceva una vita molto particolare. Faceva questa vita per combattere il suo mal di testa, per avere un buon stato di salute. E cosa faceva lui? Lo racconta molto bene Nietzsche nella Caduta degli Idoli. Tu pensa alla Caduta degli Idoli? Quando un giorno non saremo più qui e chissà dove saremo. Mm-hmm. Lui dice che in pratica per combattere, per difendersi dal cattivo stato di salute e dal mal di testa, lui faceva marce interminabili, semplicissimo regime di vita, ininterrotto soggiorno all'aria aperta e continui strapazzi. Erano queste le cose che lui faceva e Nietzsche dice, cosa dice Nietzsche? Sotto pressione lui riusciva a controllare ogni situazione. Eh beh, sì, è un classico. A essere un genio. Cioè, quindi tu sei un po' Giulio Cesare, no, ci stai dicendo. No, non so. Tu ci stai dicendo che sei un po' Giulio Cesare. No, sto dicendo. Perché lui è sotto pressione. Sto dicendo che a essere, come si dice, smart non è la prima cosa di questo mondo. Cioè, tutto quello che ti dà la tecnologia, tutti i benefici che ti dà, attenzione, non sono solo benefici, c'è anche del resto. Non hai fame? Scusa un attimo. No, scusami. Scusami tu. No, scusa. C'è già quel rimpianto lì di sapere che è l'ultima pappardella per un vero mese. No? Come che venga servita la pappardella! Go. Prego. In una società dove i gusti vengono schedati e analizzati, i comportamenti anticipati e programmati, la vita interiore è il vostro principale spazio di libertà. Non fatevi manipolare le emozioni. Non avete bisogno di sentirvi smart, ma sentire la vita che passa dentro di voi.
stare bene con se stessi. L'autostima è la cosa più importante, ma non è una condizione permanente. Aumenta e diminuisce in funzione degli obiettivi raggiunti. Concentrate le vostre energie su traguardi alla vostra portata, cose che siete in grado di fare. Vi ritroverete in uno stato mentale così elastico da farvi sollevare sulla punta dei piedi. Elastico? L'ennesimo obiettivo impossibile da realizzare è un peso, toglietevelo. Vi andrà via il mal di testa e sentirete la leggerezza del cuore. Quello che vi serve sono marce interminabili, semplicissimo regime di vita, ininterrotto soggiorno all'aria aperta e continui strapazzi. Quello che non vi uccide vi renderà più forti. Vai! I was born to love you è il titolo di questa canzone, cioè sono nato per amarti, nel mio caso sono nato per pazientarti. Sai, visto che parliamo... Come facendo qui dietro, come a scuola, nei banchi dietro? Tu hai due occhi, ok? Lo diceva Nino. Un occhio è quello che ama, l'altro è quello che odia. Diventerò strabico per colpa tua. Allora, voleva citare Aldo, sì, i libri che ha usato per questa puntata indimenticabile, e la sua assistente, sì, Agliolina Patitucci. Sì, infatti, beh, grande. L'aglio. L'aglio fa bene, vero? Se vuoi ti bacio. Attenzione uomo, perché lei sta con un pugile. Con un pugile. Al tuo fidanzato sai cosa gli chiederei? Sì. Cosa? Fammi un favore, tirami un cazzotto. Fight Club. Allora, tre consigli per l'estate, giusto? Vai. Allora, primo, Massimiano Bucchi, Io e Tech. Piccoli esercizi di tecnologia. Ok. Questo, tu hai letto quella roba lì? Strano. Ma non ci credo. E poi, Cristofano. Diciamo. Ma che strano. Esatto, sotto l'ombrellone. Bravo. Secondo, Christophe André, 40 libri per 40 emozioni. Un viaggio nella vita interiore. Questo già da te. Sì. E poi c'è. E poi uno grosso, insomma, abbastanza grosso. Vediamo, sì. Tiffany Watt Smith, Atlante delle emozioni umane. Bello, bello. Poi questo qua si vede che l'hai letto davvero, perché ci sono tutte le orecchie, i segni. È comodo da portare in spiaggia. Da mettere in tasca. Abbiamo finito? Sì, abbiamo finito. È il momento dei ringraziamenti. Noi stiamo ringraziando gli ascoltatori da una settimana, quindi direi che è anche sufficiente. Anzi, visto che ho ringraziato gli ascoltatori, adesso ringrazio i collaboratori. Grazie. E tutti quelli che ci hanno dato grazie voi, dal discepolo ad Agliolina. Certo. Vieni discepolo. A Saruzza. Io devo ringraziare. Matteo. Vieni vicino a me. Aldo, un attimo soltanto. Devo ringraziare Giorgio Pratella e Andrea Repo, che durante il lockdown insomma loro due venivano a casa bardati come se entrassero a Chernobyl. Vi tolgo le scarpe. No, fai pure. Giorgio Pratella ha una mia radio che deve riparare. No, ma per dire, loro l'hanno fatto per farmi andare in onda. No, io voglio ringraziare veramente tutte le telefonate che mi ha fatto il discepolo. Discepolo, quante telefonate fai di solito per beccarmi? Un paio a settimana. Ha parlato Matteo, ha parlato. È riuscito. Allora, io voglio però ringraziare i triatleti. E gli lascio un messaggio a questi triatleti. Perché comunque sono quelli che si allenano più di tutti noi. Cioè, sono quelli che si allenano di più. Sì. Nuota, pedala e corri. Quando c'è il caldo estremo, fai scattare la carogna. La vita del triatleta è troppo dura e troppo bella. Per gente come noi, se esistesse un inferno per allenarsi, il paradiso sarebbe deserto. Ieri volevamo cambiare il mondo, oggi cambiamo noi stessi, perché vogliamo vivere. Grazie uomo! Grazie a tutti! Grazie! Ma domani, scusa, abbiamo 10 secondi, cosa deve fare Linus quando Linus si troverà a domani mattina, quando ti gradi, alzi, alle 5. Devi inginocchiarti così, guarda. Sì, e dire, my life matter. Dire una preghiera e prendere tanti di quegli amminoacidi che ti ho lasciato. Ma tanti! A domani! Grazie! Ciao, buone vacanze! Distanziatevi da voi stessi!